Buongiorno, benvenuti a Omnibus. Naturalmente ormai manca veramente pochissimo al voto, è cominciato il nostro countdown e ci si arriva nel modo nella maniera nella quale stiamo parlando già da diversi giorni, e cioè ad alta tensione. I titoli di giornali li avete sentiti dalla rassegna, i pezzi del telegiornale, siamo al duello finale sulla sicurezza, il Consiglio dei Ministri che è finito nella notte ed è finito nella notte con un rinvio, però con la Lega che non vuole che in realtà si rinvii davvero a dopo le elezioni il varo, anche perché Salvini si è detto pronto a modifiche e ad accettare anche le indicazioni del Quirinale, che forse avrebbe ricevuto già il testo per dire la sua, e anche questo non è, diciamo, precisamente rituale. Insomma, strappi e strappetti, questo è stato un po' il segno della giornata e della nottata che si è appena conclusa, e di questo parliamo cercando anche di capire quali sono gli elementi, di discernere gli elementi reali da quelli di teatro, da quelli di campagna elettorale, con una sostanza invece di problemi poi anche importanti, economici e anche geopolitici, che vedremo, anche perché è nostro ospite oggi, e gli do il benvenuto per la Lega, il sottosegretario agli esteri Guglielmo Picchi, che è in collegamento da Firenze. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Qui nello studio di Roma invece do il buongiorno e benvenuto intanto a Giovanni Orsina, storico e il direttore della School of Government dell'Università LUISS di Roma. Buongiorno. Buongiorno. Il buongiorno e il bentornato a Claudio Cerasa, direttore del Foglio. Grazie, buongiorno a voi. Buongiorno. In collegamento da Napoli vedo Alessandro Sansoni del sito Cultura e Identità. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, e ci raggiungerà fra poco anche Roberto Gualtieri, che è europarlamentare del Partito Democratico uscente e ricandidato. Lo stiamo aspettando, così come stiamo aspettando anche Luca Telese, giornalista. Allora, si stanno microfonando, mi dicono, come si dice in gergo. Allora, io dopo tutte queste presentazioni, eccetera, vorrei andare subito da Picchi perché la giornata di ieri è stata caratterizzata anche, per la verità non era precisamente la prima volta, però da una tensione forte della Lega nei confronti del Presidente del Consiglio, Conte, definito in un'intervista da Giorgetti non più di garanzia. Allora, voglio sapere se dopo il Consiglio dei Ministri, dopo, insomma, le cose sono state dette, questo elemento di allarme, questa considerazione rimane ancora per la Lega? Ma indubbiamente la giornata di ieri non è stata una bella giornata. Ricordo a tutti che siamo alle ultime battaglie della campagna elettorale con un Movimento 5 Stelle in chiara difficoltà, e quindi possiamo capire tutto il nervosismo che c'è da parte loro. Certamente il tentativo di rinviare l'approvazione del decreto sicurezza non ha aiutato, pertanto noi siamo molto precisi, vogliamo andare avanti, siamo seri, per cui siamo aperti a modifiche, a ragionamenti, a ciò che è necessario per portare a casa un provvedimento che noi riteniamo fondamentale per l'azione di governo. Per cui meglio rinviare di qualche ora un Consiglio dei Ministri e fare un buon provvedimento che rinviare a dopo le elezioni. Quindi, insomma, in settimana, diciamo, c'è un po' un ultimatum di questo tipo. In settimana si deve fare questo provvedimento per la Lega. Ma per noi è necessario, quello che è avvenuto sulla Sea-Watch ci conferma che sia assolutamente necessario proseguire su questa linea. Credo che il ministro Salvini faccia bene a pretendere questo, tutta la Lega è con Salvini. Certi tentativi di rinviare da parte del Movimento 5 Stelle hanno scatenato la giusta reazione di Giorgetti nei confronti del presidente Conte, che troppo spesso negli ultimi periodi sta parteggiando per una parte della coalizione di governo e meno per la stabilità complessiva dell'esecutivo. Le faccio un'altra domanda su questa cosa di Conte, ma Conte non è del Movimento 5 Stelle? Che stia, diciamo, un po' più da quella parte non è fisiologico? O lo consideravate o lo considerate ancora una specie di tecnico neutrale, figura di mediazione?
Il presidente Conte è sicuramente, voglio dire, di provenienza Movimento 5 Stelle, questo è indubbio. Un conto però è essere di parte e essere militante nell'azione di governo, altra cosa è come si era comportato finora, con un profilo di alta garanzia e di sostanziale equilibrio. Questo, con due o tre manovre negli ultimi periodi, è venuto un po' meno. Pertanto, giustamente Giorgetti ha fatto un po' di outing, però io ricordo a tutti che siamo negli ultimi giorni di campagna elettorale, le tensioni, quando siamo a battagliarci per una nuova idea d'Europa, è chiaro che ci possono essere anche sull'esecutivo. Roberto Gualtieri, visto dall'opposizione questo mettere Conte nel mirino, come lo legge? Come un avviso per il dopo voto? Come invece uno strumento di pressione adesso, come, non lo so, un teatro? Come campagna elettorale, insomma. Qua si sta facendo campagna elettorale sulla pelle dell'Italia, perché abbiamo un governo che non governa e che invece si occupa di inventarsi dei litigi o dei provvedimenti che si sa benissimo non ci saranno mai, che servono solo, sono una sorta di volantini fatti a spese nostre, e quindi si inscena ogni giorno una discussione che è abbastanza surreale. Cioè, il dato vero è che il governo non c'è, cioè il governo non sta governando. Abbiamo i ministri che girano per l'Italia per fare comizi, poi si riuniscono per fare dei consigli dei ministri che non si sa benissimo, non approveranno nessun provvedimento, ma servono, come dire, a far credere che c'è la ricetta miracolistica pronta, che però è impedita dall'altro partito e viceversa. Quindi è un gioco delle parti abbastanza stucchevole, mentre il Paese è in grandissima difficoltà e soprattutto l'Italia rischia un isolamento in Europa. Io sono stato molto colpito da vedere sul palco di Milano, applauditi da persone col cartello "Prima l'Italia", una sfilza di personaggi che non solo sono nemici dell'Europa, ma che sono particolarmente accaniti proprio con l'Italia e i paesi dell'Europa meridionale. L'ho trovato, hanno attaccato Draghi, hanno detto che insomma la loro posizione è quella che l'Europa non dovrebbe condividere nessuna risorsa, che dovrebbe essere un'Europa più avara, più tirchia, più austera, e questi sono gli alleati di un presunto cambiamento dell'Europa. Quindi siamo davvero a una campagna elettorale che è un po' anche sfuggita di mano. Poi Salvini a un certo punto si è fatto anche capo religioso, ha fatto fischiare il Papa, insomma è una fase abbastanza triste della vita del Paese, ma io penso che invece ci sarà una grande reazione dei cittadini che daranno un segnale molto chiaro a questo governo. Allora intanto do il benvenuto anche a Luca Telese, buongiorno, in ritardo ma c'è. Volevo chiedere di queste particolari giornate, cominciando da qui, anche se potremmo dire che si aggiungono ad altre simili, però in realtà poi ognuna ha la sua... Ogni scontro ha la sua caratteristica e forse dice qualcosa. Volevo sapere Claudio Cerasa come lo vede, soprattutto nel rapporto con Conte, che cosa ha significato quell'intervista di Giorgetti, ieri ne avevamo parlato. Ma lo scontro che ormai è nato dall'inizio dell'anno, dopo aver approvato la legge di stabilità, il governo non ha fatto più nulla, non c'è nulla di riscontrabile, di concreto all'interno dell'attività legislativa e anche di governo, e lo scontro ha due finalità. La prima finalità è quella di creare l'illusione che il bipolarismo italiano oggi sia costituito dalla divisione tra Movimento 5 Stelle e Lega. Questo è il primo grande obiettivo. Il secondo obiettivo importante è quello di far credere che in qualche modo le difficoltà che in questo momento l'Italia ha, che sono difficoltà oggettive, che sono illuminate dalla realtà e sono anche illuminate dagli stessi alleati sovranisti, che quando parlano d'Italia, i sovranisti europei, quando parlano d'Italia dicono la verità. Il ministro delle finanze austriaco qualche giorno fa, poco prima che i suoi colleghi dell'FPO venissero in Italia insieme a Salvini, ha utilizzato delle parole devastanti nei confronti dell'Italia, spiegando sostanzialmente che un paese che fa deficit, che non si occupa del debito pubblico e che non si occupa della crescita è destinato ad avvicinarsi a una crisi finanziaria non diversa rispetto a quella del 2011. In Austria addirittura dicono i nostri amici sovranisti che l'Italia si sta avviando a un percorso simile a quello intrapreso dalla Grecia nel 2011, forse un po' eccessivo, ma per far capire un po'
quali sono i nostri amici in Europa. Ma la verità è, secondo me, è che questa grande illusione dello scontro tra i due azionisti di governo, che è uno scontro vero, ma ci sta portando a pensare che il problema dell'Italia oggi sia legata alla difficoltà che hanno i due, Salvini e Di Maio, a fare qualcosa, mentre i problemi sono legati esattamente a tutto ciò che il governo ha fatto finora. E quindi lo scontro serve a creare questa illusione, che il problema è la divisione. No, il problema è ciò che il governo ha fatto, secondo me. E poi c'è un altro tema, che è il terzo tema, è che grazie a questo scontro continuo che si registra tra la Lega e il Movimento 5 Stelle, Lega e 5 Stelle non parlano di Europa. Non parlano mai del loro progetto europeo, non parlano mai di che cosa vorrebbero fare davvero, parlano dell'Europa, della loro idea, in contrapposizione con coloro che oggi governano, ma non lo fanno perché? Perché se dovessero parlare di Europa, Lega e 5 Stelle direbbero le stesse cose. Hanno la stessa idea d'Europa, la stessa idea di quello che dovrebbe fare il Parlamento europeo, la stessa idea di quello che dovrebbe essere in qualche modo la revisione di qualche trattato. E quindi non parlare di Europa per loro è fondamentale per creare l'illusione di essere due forze alternative, mentre in Europa si capisce perfettamente, osservando anche la natura delle alleanze di Lega e 5 Stelle, che alla fine i percorsi sono simmetrici e che Lega e 5 Stelle fanno parte, dal mio punto di vista, di una stessa area culturale, che è quella antisistema, antieuropeista, sovranista, nazionalista, e che alla fine, in un modo o in un altro, è in qualche modo il cavallo di Troia di tutti coloro che vogliono indebolire l'Europa. Picchi, le chiedo di replicare a queste osservazioni di Claudio Cerasa. È vero che alla fine quello sarebbe un terreno comune e adesso invece è meglio la contrapposizione? Ma guardi, noi parliamo di Europa tutti i giorni, io sono al 54esimo evento elettorale sul territorio, parlo tutti i giorni di Europa. È chiaro che se i media non vogliono ascoltare che cosa diciamo noi di Europa, ce ne facciamo una ragione, noi andiamo avanti. Vabbè, però se attaccate contemporaneamente il Presidente del Consiglio, poi i media che devono fare? Scusi, che differenza c'è tra il vostro programma e quello del 5 Stelle? No, ma va tutto bene. Che differenza c'è tra il vostro programma e quello del 5 Stelle? Mi dica una cosa differente tra il vostro programma e quello del 5 Stelle in Europa. Ma guardi, intanto vorrei sapere qual è il programma del Movimento 5 Stelle in Europa, per cui noi abbiamo un sistema di alleanze, ma io non devo sapere il programma, io so il programma mio e quello che sto spiegando agli elettori, è lei che fa giornalismo e quindi lei dovrebbe conoscere il programma degli avversari. Io posso dire molto semplicemente che noi abbiamo una chiara idea di cambiare la governance in Europa, vogliamo cambiare il sistema dei vincoli, i parametri, come vengono distribuite le risorse, una maggiore governance del Parlamento europeo con il coinvolgimento dei parlamenti nazionali, avere una chiara idea di fare insieme le cose che è possibile fare insieme con tutti gli Stati membri e lasciare da parte tutti quei temi che sono divisibili. Faccio un esempio, noi abbiamo un'idea chiarissima di difesa europea, del sistema della difesa europea, dell'esercito europeo, e vogliamo affrontare questo tema dopo un grande dibattito sulla NATO. NATO sì, NATO no, come si conciliano queste due cose? Un esempio molto banale oppure ragionale di politica agricola comune: è inaccettabile che i fondi siano destinati male, assolutamente sbilanciati in una direzione piuttosto nell'altra. Vogliamo maggiori investimenti nella cooperazione, ma non nella cooperazione come viene fatta adesso. Ci sono tantissimi temi che noi tutti i giorni affrontiamo, abbiamo le idee molto chiare e vogliamo andare in Europa e avere un mandato dei cittadini per cambiare questo tipo di governance che il Partito Socialista Europeo e il Partito Popolare Europeo hanno distrutto, tant'è vero che il collega che si ricandida al Parlamento Europeo avrà una bella sorpresa, per cui voglio vedere quanti dei 31 eurodeputati del Partito Democratico saranno confermati, visto le grandi politiche europee che loro hanno adottato in questi anni. Allora, Luca Telese, faccio sentire a tutti ovviamente quelle parole di Conte che ieri insomma hanno segnato un po' un cambio perlomeno nel suo stile, nel tipo di tono che usa e che quindi hanno dato, insomma, sì, c'era stato Giorgetti molto duro in intervista alla stampa, poi però Conte ha risposto così. Sentiamo Conte su Salvini, cosa replica. Dico a tutti, a tutte le forze politiche, in particolare che sostengono ovviamente questa esperienza di governo, fino a quando ci sono questa dialettica anche comprensibile, però quando questa dialettica trascende, fino a coinvolgere il Presidente del Consiglio, a metterne in dubbio l'imparzialità,
la cosa non è grave, diventa gravissima. Luca Telese. Ma io direi che in questa vicenda specifica è difficile dire che Conte sbagli, perché semplicemente c'è un tema. La multa e i rilievi che il Quirinale ha fatto, perché sennò sembra che si discuta il litigio su che cos'è, ci sono dei rilievi di merito, addirittura di tipo costituzionale, cioè il conflitto fra alcune delle norme previste, immaginate, annunciate in questo decreto e alcune delle leggi più importanti, non solo del nostro paese, della Carta Costituzionale, ma addirittura della legislazione internazionale. Però scusami, internazionale. Non trovi strana una cosa? Quindi, che... no, voglio solo chiudere. No, questo è il contendere. E se Salvini su questo, cioè, vuole tirare... Cioè tu stai dicendo che... perché, diciamo, ci sono sempre delle procedure, no? Normalmente, sì, forse c'è qualcosa che filtra dal Quirinale. Qui si sta dicendo che su una cosa che... non era scritta, perché non si era riunito il Consiglio dei Ministri, non c'era stato niente, solo delle così anticipazioni di giornale. Il Quirinale ha fatto dei rilievi e questo viene detto dai 5 diciamo. Stelle. Cioè, tutta questa cosa qui diventa tutta così ufficiale da provocare questo. Mi sembra questo di sì, scontro. Perché cioè, non c'è dubbio che fosse come dire, uno strappo senza precedenti introdurre una cosa come la multa per chi arriva al salvataggio in mare. Cioè, bisogna sempre riflettere sulla gravità delle cose. Poi uno dice un provvedimento, non un provvedimento, se ne parla da tanti giorni, è filtrato sui giornali. Lo stesso Salvini ne ha parlato anche da Giletti. E quindi credo che se il conflitto è su un tema così importante sia abbastanza scontato che Conte con un po' di dignità dica no, io su questo non transigo, punto. Però voglio dire una cosa di più che integra quello che ha detto Cerasa proprio dal punto di vista dell'analisi. Credo che quello che ha distrutto le leadership in questi anni è l'assoluta e totale sovraesposizione mediatica, giornalistica e addirittura forse direi proprio concettuale, cioè questi leader non staccano mai, sono sempre in diretta e quello che è accaduto domenica con Salvini che si è trovato a gestire un'emergenza, addirittura uno sbarco, dal suo punto di vista era come dire la sua battaglia e veniva informato da Giletti, credo che sia proprio il punto di precipitazione e ci dice che quella linea è stata superata, cioè secondo me Salvini lì non doveva trovarsi in quella situazione, ma dal suo punto di vista, non dal nostro. Però noi, seguendo la giornata per intero, anche quella giornata al netto delle cose televisive, questo si può diciamo raccontare, in realtà, ed è un elemento ulteriore, quella scena lì che abbiamo anche mostrato ieri, la diretta, eccetera, è stata molto forte, ha rappresentato qualcosa. Quello è il dopodiché, punto di sì, dopodiché... Il Viminale sapeva benissimo che ci sarebbe stato lo sbarco nel momento stesso in cui c'è stata la Guardia di Finanza e lo diceva e lo stava veicolando. Quindi era una sorpresa, diciamo, la rappresentazione di una sorpresa che non era una sorpresa. Ma scusate, solo questo, hai ragione a dire probabilmente qualcuno informava Salvini, ma quello che è accaduto, la rappresentazione prevale su tutto il resto. Cioè, certo, no? C'era un ministro che diceva mi dite che stanno scendendo e secondo me non stanno scendendo, non scenderanno. No, lo introduco come elemento e vado dal professor Orsina per dire... Come al solito non stava in ufficio, stava in uno studio televisivo, non stava al Viminale a fare il suo lavoro, a sì, seguire cosa accadeva. Ha mandato note per tutto il giorno, cioè, usuale ma invece non normale. Il Viminale in un paese sapeva civile. Che sarebbero sbarcati. Questa, allora vado con questa domanda perché era chiaro che se la procura mandava la Guardia di Finanza e sequestravano la nave sarebbero sbarcati, lo sapevano, avevano mandato delle note. Il Viminale ha mandato delle note. Quello che quindi è stata un'ulteriore rappresentazione. Allora chiedo a Orsina questa drammatizzazione di tutto, dello scontro con Conte, di quello che osservava, perché questo naturalmente non toglie verità all'analisi che faceva Luca Telese, perché la rappresentazione è stata quella, è inedita, non è inedita, funziona, è esasperata, provoca degli strappi anche nel mettere in scena tutto, cioè il Quirinale che interviene, prima il Quirinale interviene sempre per dire no, ma noi non riceviamo i decreti prima e invece addirittura adesso nemmeno c'è bisogno di riceverlo, basta l'annuncio e effettivamente è come è stato raccontato. Allora tutti questi cambiamenti che cosa significano, come possono pesare sul dopovoto e su questa campagna elettorale? No, ma è evidente che diciamo, c'è un processo di accelerazione che ormai dura da molti anni, poi ogni giorno si aggiunge un pezzetto e quindi si va
si fa un altro passo in avanti verso appunto l'ipermediatizzazione, la totale trasparenza, la vita politica vissuta sotto le telecamere, che il Quirinale eserciti una moral suasion preventiva è una cosa che sappiamo da tempo e è anche un modo per disinnescare eventuali conflitti istituzionali. Te lo dico prima, così evito poi dopo di non firmare e evito quindi di... questo insomma credo con Berlusconi sia stato fatto tantissime volte e ha del tutto senso. Evidentemente è un atto informale, quindi irrituale e teoricamente non dovrebbe uscire. Dopodiché oggi esce tutto ed è impossibile tenere alcunché, diciamo, dentro... che è un danno per le istituzioni, perché è evidente che la moral suasion vale proprio perché è informale, altrimenti il conflitto istituzionale non si formalizza ma tutto sommato emerge, si politicizza la figura del capo dello Stato, che è un fatto molto grave e molto preoccupante. Sì, faccio soltanto questa chiosa, perché in realtà chi ha parlato delle perplessità del Quirinale è stato il Movimento 5 Stelle. Non è uscito nei retroscena soltanto, nei retroscena dei giornali. Ma certo, perché ovviamente... Questa è la differenza, ma forse. Ma perché in un conflitto come questo è chiaro che poi anche il Quirinale diventa una pedina del conflitto. Vedete, il Quirinale ha perplessità, siccome il Quirinale gode di una considerazione di prestigio da parte del Paese, questo diventa un altro elemento di campagna elettorale. È chiaro che... non riesco a capire come si possa fare ulteriori passi nel deteriorarsi del tessuto politico istituzionale di questo paese. Dopodiché, quale sia l'impatto elettorale di tutto quanto questo e come poi dopo le elezioni si rimettano in piedi i cocci è un'altra grande questione. Insomma, è evidente che siamo in una situazione oggi di uno contro tutti. Questo è, nelle ultime tre settimane, la campagna elettorale sempre più ha preso questa forma, con partecipazione non proprio inedita nel nostro paese della magistratura, con un intervento dell'ONU addirittura. Cioè, ci sono tutta una serie di componenti che definiscono questo tipo di scontro uno contro tutti. Bisogna capire come reagiscono gli italiani di fronte a quest'uno contro tutti, considerando che secondo me ancora oggi c'è una parte importante dell'elettorato che non ha deciso e che quindi può essere l'elemento che sbilancia da una parte e dall'altra. Volevo chiedere anche ad Alessandro Sansoni se condivide questa analisi. È un uno contro tutti questa campagna elettorale, perlomeno questa coda di campagna elettorale? Dove l'uno è Salvini, sì. Ovviamente. A questo punto sì, il professor Orsina ha ragione, è un uno contro tutti che già si è visto anche nel passato, lo si è visto ai tempi di Berlusconi, lo si è visto per certi aspetti anche con Renzi. Diciamo che in questi giorni di campagna elettorale per le europee 2019, con Salvini protagonista, ha assunto delle forme particolarmente esasperate, perché poi una parte di questi tutti sono gli alleati di governo di Salvini, che sono... i più accesi probabilmente, almeno da un punto di vista verbale, nella rappresentazione, come si diceva prima, che viene fatta del conflitto, ad essere poi impegnati nello sparargli contro. È chiaro che questa rappresentazione dell'uno contro tutti, che poi può diventare anche sostanziale, può darsi che in questa fase farà bene, come ha fatto in precedenza bene per esempio a Berlusconi, al dato finale elettorale della Lega, però sulla lunga distanza è probabile che bisognerà assumere, se la Lega vorrà continuare ad avere un ruolo così centrale nel sistema politico italiano, e lo stesso Salvini, se vorrà avere ancora un ruolo così centrale nel sistema politico italiano, è necessario comunque che venga attenuato, che in qualche modo ci sia un maggiore equilibrio nei rapporti, diciamo, con il resto del mondo. Insomma, credo che questa debba essere una questione che la Lega tutta e Salvini in prima persona si deve andare a porre il giorno dopo le elezioni europee, proprio per dare continuità e per strutturare meglio, insomma, questa centralità che oramai la Lega ha assunto nel panorama politico italiano. Ci dobbiamo fermare, pubblicità. Allora,
pensavo di riproporvi, di ripercorrere diciamo le tappe di questo scontro fra la Lega e Conte, che in realtà, lo ricordava anche Picchi nella prima parte della trasmissione, in realtà risale, lui ha detto ci sono state 2 o 3 occasioni, noi ne abbiamo ritrovate 2 dove effettivamente quelle che hanno poi fatto arrabbiare molto la Lega e inasprito i rapporti. Una è questa, il giorno della conferenza stampa di Conte sulla TAV, dopo lo strano Consiglio dei Ministri dove ognuno portava un suo esperto e quindi disputavano anche gli esperti oltre ai ministri. Sentiamo Conte sulla TAV. Ho espresso forti dubbi e perplessità sulla convenienza di quest'opera infrastrutturale e lo ribadisco per trasparenza nei confronti del Paese personalmente, dopo averla studiata, dopo averla sviscerata in tutti gli aspetti, non sono allo stato affatto convinto che questo progetto infrastrutturale sia quello di cui l'Italia ha bisogno. È un progetto che è stato realizzato decenni fa, è un progetto che se oggi dovessimo cantierizzare non avrei dubbi, mi batterei perché non sia realizzato. Ecco, non te lo ricordavi questo Conte qui, Claudio Ferrara, no, così netto. È tutto perché veramente incredibile, cioè è evidente che il tema della TAV qual è? Se si vuole evitare di fare la TAV, si va in Parlamento, si porta il caso della TAV in Parlamento e si cerca di capire se all'interno del Parlamento c'è una maggioranza per fermare la TAV oppure no. Quella maggioranza non c'è per cambiare, diciamo, il percorso della TAV, per bloccarlo, e quindi bisogna necessariamente che il Movimento 5 Stelle, che è il partito che più si oppone alla costruzione della TAV, o che comunque si oppone al modo in cui sta immaginata la TAV, non fa questo passo perché sa che non c'è la maggioranza. Punto. Il ministro dell'economia Giovanni Tria, così come tutte le persone che in qualche modo fanno politica in Piemonte, ricordano, quando gli viene chiesto, che la TAV la stanno facendo, i bandi non sono stati interrotti, la TAV è lì, stanno andando avanti e viene costruita. E da questo punto di vista, se posso aggiungere un elemento ulteriore, il Piemonte diventa forse la regione più interessante da osservare nei prossimi giorni, anche alle prossime elezioni, per capire un po' quali sono equilibri all'interno del mondo della politica, anche per il Partito Democratico. È un incredibile laboratorio per misurare anche la nuova leadership, perché se il PD dovesse andare male in una regione dove questo governo è riuscito a dare messaggi contraddittori continuamente, quello è un segnale molto negativo. Se viceversa invece in Piemonte il PD dovesse andare, e il centrosinistra dovesse andare bene, quello è un segnale interessante perché indica che un pezzo importante, produttivo del paese ha capito che ci si può fidare. Cioè dice lì può vincere in effetti il PD, Gualtieri? Che può vincere, non lo so, però è un test importante, forse più importante delle europee. Io sono fiducioso, siamo molto competitivi. Chiamparino è molto bravo e quindi io penso che in Piemonte, come in Europa, il Partito Democratico otterrà un risultato positivo, anche perché di fronte a questa, diciamo, balletto indecente di queste forze che fanno finta di litigare, il Partito Democratico non si sta limitando a criticarle giustamente, come dobbiamo fare, ma sta anche presentando delle proposte, sia politiche sia programmatiche. Ma questo Conte che abbiamo mostrato è finto? Cioè una distanza finta questa? Ma dalla sì, era un'altra sceneggiata, un'altra delle pagine più così deprimenti, sanno appunto aiutare il Movimento 5 Stelle a far credere a un'ala dei propri elettori che loro stavano facendo qualcosa contro la TAV fino alle europee, sapendo benissimo che non è vero. Questa è sulla pelle del paese, no, questa invece è una cosa scandalosa. No, il Partito Democratico ha messo in campo una proposta politica forte, perché noi abbiamo creato una lista unitaria, unità, siamo uniti nel partito, siamo uniti con un arco di forze vaste,
politiche e sociali e abbiamo indicato una serie di punti programmatici sul futuro del Paese e sul futuro dell'Europa. Sarebbe bello che si parlasse di questo, oltre che di questa, diciamo, arma di distrazione di massa quotidiana che è questo balletto tra Conte, Salvini, Di Maio, insomma, non interessa molto ai cittadini, penso. Non lo so, questo penso, comunque le sorti del governo interessano. Sentiamo, però vorrei farvi sentire anche su Siri, prima di andare da Picchi, che era stato un po' l'altro strappo. Anche lì poi sono venuti fuori nei giorni successivi dichiarazioni non di Salvini ma di altri esponenti leghisti sul, diciamo, con il mirino puntato su Conte. Era già successo. Sentiamo Conte su Siri. In questo caso la norma non avrebbe introdotto incentivi per attività imprenditoriali future. Voglio essere ancora più chiaro, non avrebbe offerto rispetto agli imprenditori che si accingono a svolgere attività una parità di chance, avrebbe offerto invece vantaggi retroattivi, una sorta di sanatoria, per gli imprenditori che si fossero ritrovati nella condizione di avere svolto in passato alcune determinate attività. Insomma, per dirla in breve, la norma non era generale, era astratta e non disponeva per il futuro. Ecco, per queste ragioni io ho valutato la necessità, l'opportunità di dimissioni da parte del segretario Siri. Ho letto una sua dichiarazione che è pervenuta poco fa, in cui lui preannuncia che si dimetterà entro 15 giorni dal momento in cui incontrerà e verrà ascoltato dai magistrati. Però io credo che la vicenda giudiziaria e il procedimento giudiziario avrà un suo corso. La vicenda politica ha delle altre connotazioni che ho riferito in premessa. Noi dobbiamo essere credibili e responsabili in questi passaggi fondamentali. Le dimissioni o si danno o non si danno. Dimissioni future che vengono ricollegate a iniziative, collegate poi specificamente ad attività giurisdizionali, ad attività dei giudici, non credo abbiano molto senso. Luca Terese, volevi secondo dire una cosa, me il terzo passaggio, visto che ne avete egregiamente ricostruiti due, poi qui il primo annuncio arrivò addirittura dalla Russia, un Conte in piedi che parlava, però è questo, qui è quando dice ho studiato bene la norma, l'emendamento era per una sola persona e quindi da quella che c'era creato, era in sostanza per... Secondo me il passaggio in più è il finale concitato della trattativa con l'Europa, 2-4, 2-0-4, ecco, in quei giorni c'è stato uno strappo molto grosso fra la linea, diciamo, di chi diceva va bene, adesso chiudiamo questa trattativa, e su questo fronte c'era sicuramente Conte, e sull'altro ovviamente chi pensava allo strappo, anche un pezzo del Movimento 5 Stelle. No, era soprattutto lì, in quel caso la Lega era a favore del 2, cioè il 2-4 era farina del sacco dei 5 Stelle, Picchi. Allora è la Lega che ha cambiato idea adesso su questo. Però diciamo, questa è la seconda domanda. Quello che le volevo chiedere è se questi sono stati, abbiamo ricostruito, diciamo, questi sono i due passaggi che sono stati più brucianti e forse sono più difficili da recuperare oltre al Consiglio dei Ministri di ieri? Ma no, tutto è recuperabile in politica, sappiamo, abbiamo visto persone che dicevano di non prendere più un caffè insieme e poi dopo si sono ritrovati nuovamente al governo. In politica tutto è possibile, per cui non vedo problemi dopo il voto delle europee. Cioè, né Siri né la TAV, nel decreto sicurezza. Ma guardi, la TAV, come avevo detto qui a Omnibus più di due mesi fa, si fa perché c'è un trattato internazionale, il trattato internazionale va rispettato. Il trattato internazionale dice che la galleria di base va fatta, appunto. Quindi io ho grande rispetto per il Movimento 5 Stelle per certe sensibilità, però non hanno gli strumenti né giuridici né avendo il Parlamento votato di rispettare il trattato internazionale sulla TAV, quindi quella si fa, la talpa sta andando avanti, quindi direi che quello e è un caso. Siri non è una ferita. Sul caso Siri è un po' è curioso come è avvenuto, perché Salvini era sull'aereo che stava tornando da Budapest e in quel momento il Presidente del Consiglio ha fatto una conferenza stampa. Al di là del contenuto, del merito, diciamo che è qualche cosa che probabilmente è una questione di stile, andava fatto in maniera diversa, con una consultazione maggiore.
Ma io credo che il Presidente del Consiglio faccia il suo mestiere, non sempre ci deve piacere come il Presidente del Consiglio opera, siamo persone libere per cui ci sentiamo quando qualche comportamento non è conforme alle nostre aspettative di criticarlo. Detto Quindi questo, mi sembra su una posizione totalmente diversa da Giorgetti, lei. No, io sono assolutamente, guardi, io e Giorgetti forse siamo le persone più allineate su tutto. Ma Giorgetti vuole strappare, dice ultimo, insomma, un avvertimento forte. Siamo, la posizione è molto chiara. Non si può andare avanti così, dice Giorgetti. Se ci sono i presupposti per poter andare avanti, si va avanti. Altrimenti c'è una cosa molto semplice che si chiama corpo elettorale, torniamo a votare e la Lega non ha paura a affrontare le elezioni. Quindi, guardi, questa assolutamente con la linea di Giorgetti, senza alcun problema. Ho già detto in apertura che ci sono stati questi tre episodi consecutivi più qualche altro in cui Conte ha, diciamo, mostrato troppa partigianeria o quantomeno, voglio dire, ha messo il carro davanti ai buoi, perché portare alla luce eventuali rilievi del Quirinale, questo si fanno tra uffici legislativi, non si fa in Consiglio dei Ministri, non si fa sulla stampa. E in ogni caso, se ci sono rilievi da parte del Quirinale, vengono comunicati all'ufficio legislativo e nel pre-Consiglio dei Ministri si affrontano i nodi. Affrontare mediaticamente rilievi che per ora a noi non sono stati comunicati, o meglio sono stati comunicati durante il Consiglio dei Ministri, è, se non scorretto, quantomeno, diciamo, proceduralmente o formalmente non la cosa migliore da fare. Questi sono i punti di attrito. Capisco le difficoltà del Movimento 5 Stelle in campagna elettorale, per cui si attaccano anche loro a ogni possibile appiglio pur di attaccare Salvini e cercare di rendere il nostro successo elettorale minore. C'è una cosa semplice: 26 si vota e il 27 mattina avremo i risultati e saremo qui a commentarli. Non fa una grinza, dice. No, vedo però... è un gioco delle parti, quindi è un gioco delle parti. Ma io non penso che sia un gioco delle parti, però voglio però fare solo questa cosa. Osservazione. Sì. E in questo momento la fotografia delle ultime politiche è che la Lega pesa il 17%. E Salvini fino a un mese fa diceva ai suoi, lo ha ripetuto in tutte le salse, lo possiamo dare quasi come ufficiale, io non farò due errori, non farò l'errore di Berlusconi che si arrese nel 2011, fu schiantato da coloro che gli si opponevano a livello europeo, e non farò l'errore di Renzi che ha provato il tutto per tutto, il prendo in mano tutto sul referendum. Ebbene, le parole di Picchi, quello che stiamo dicendo, il Giletti di domenica, tutto il coro di quello che accade ci dice che forse su una cosa Salvini sta cambiando rotta. La polemica sul 3%, cioè in queste elezioni sta cercando di fare di nuovo un vinco tutto, tutti contro di me, e io prendo in queste elezioni prendo la forza e i voti che mi servono per prendere in mano io la situazione da solo. Ora, questa cosa, se non fosse una sconfessione di questo postulato di partenza, sarebbe, come dire, meno sorprendente. E che cosa succede, Picchi, se non prendete il 38%, il 40%, cioè la vostra vittoria? Cioè, se sono sotto il 30%, se la Lega è sotto il 30%. Se alla fine, se alla fine questo risultato così tanto atteso non arrivasse, che cosa succede? La Lega torna, si ritira in buon ordine, diventa meno conflittuale? Ah, guardi, intanto ricordiamo che nel 2014 alle elezioni europee la Lega prese il 6%, quindi se si paragona elezioni con elezioni, ogni risultato superiore al 6% è un successo alle europee. Ricordo che la Lega un anno fa, un anno e tre mesi fa, ha preso il 17%, quello che ricordavo. Il 17, non il 40. Quindi io credo che se la Lega ottiene un qualsiasi risultato superiore al 17 viene a premiare l'azione di governo in maniera molto chiara. Tanto più ampio è il successo, migliore, voglio dire, sarà la nostra capacità dopo di ingaggiarci nell'azione di governo. Però venire dalla Lega a criticare il 38%, ma insomma noi si è preso il 17 un anno e tre mesi fa, non il 32. Ma io non ho criticato 32, nulla. No, quindi la domanda era però qual è l'asticella, diciamo... No, noi non poniamo l'asticella, ma io ho detto chiaramente, dell'influenza tutto quello che della sopra Lega il 17% è un successo. Tutto quello sopra il 17% è un successo.
E poi contiamoli i voti, ci abbiamo ancora 5 giorni di campagna elettorale, noi siamo sul territorio a parlare, perché faccio un esempio lei molto banale. Lei sentiamo che a Firenze, dove c'è una battaglia molto aspra. Assolutamente, però io ieri ero a visitare centri industriali come Piombino e Rosignano Solvay, completamente abbandonati dalle politiche del Partito Democratico. Quindi noi siamo nelle ex roccaforti operaie sul territorio a vedere discariche abbandonate in riva al mare. Questi sono i danni che ha lasciato il Partito Democratico. Quindi quando si va a parlare di Europa, si va a parlare di tariffe, perché abbiamo distrutto la chimica, perché abbiamo distrutto il siderurgico, perché non abbiamo fatto investimenti ambientali, perché aree dove c'erano 10.000 e passa lavoratori adesso c'è una disoccupazione integrale, una povertà. Chiaro, questi sono i fatti che noi andiamo a fare sul territorio, non le chiacchiere del PD. E questa è la campagna della Lega. Volevo fare, prima di dare la parola a Gualtieri, volevo però chiedere a Orsina, riprendendo delle parole di Picchi prima, perché è vero, lui ha detto... Ma sì, ma poi non si può rifar pace, non c'è niente di così definitivo. Però contemporaneamente ha anche detto, se no si va al voto, si può andare a votare. Allora, la domanda che le faccio è solo la Lega che però ha una, diciamo, convenienza, a parte le forze dell'opposizione, con tempi diversi magari, ma insomma, è solo la Lega che ha a disposizione la carta, realmente la carta elettorale di un voto anticipato, l'arma di un voto anticipato, o ce l'avrebbe anche il Movimento 5 Stelle? Secondo me, ovviamente la prima, diciamo, risposta dipende dai risultati, perché ovviamente rispetto ai risultati cambia tutto, cambiano non soltanto il risultato della Lega naturalmente, insomma, le elezioni sono rapporti di forza, quindi dipende anche dai risultati degli altri. E non altri. Basta un segno più per uno e un segno meno per l'altro? Dipende dall'entità del segno più, dall'entità del segno meno. Noi sappiamo che abbiamo un sistema elettorale per le politiche nazionali, che è un certo. Sistema elettorale complesso. È evidente che se uno va al voto e poi non c'è uno schieramento politico omogeneo che prende la maggioranza e torniamo nella situazione attuale, abbiamo perso tempo, abbiamo ulteriormente deteriorato il tessuto politico istituzionale del paese, diventa una catastrofe, quindi bisogna anche capire se poi questa benedetta alleanza di destra, che non si capisce neanche con chi debba essere, se debba essere incluso anche Berlusconi, è in grado poi di avere quel famoso 43-44% eventuale. Ammesso che dalle europee alle politiche lo si tenga, cioè ci sono una serie di variabili secondo me notevoli. Detto questo, se le cose vanno come i sondaggi dicono, nel breve periodo chi ha interesse a sciogliere, perché ha la possibilità eventualmente di andare a governare con un governo omogeneo, è la Lega, perché su quei dati lì il Movimento 5 Stelle torna all'opposizione, su quei dati lì e con tutte le condizioni che ho posto prima. Detto questo, non è detto che poi al Movimento 5 Stelle non possa convenire fare un ragionamento anche di medio-lungo periodo, per quanto il medio-lungo periodo in politica oggi sia una cosa così, come i draghi di Game of Thrones, insomma. Posso una chimera. Posso solo fare una postilla, perché è molto vero questo ragionamento. Credo che il dato da vedere per capire la potenzialità di rottura della Lega, non l'asticella, non me ne voglia, del 17%, sia questo. Alle politiche il blocco, diciamo, sovranista DOC, il cuore del centrodestra, e quindi sto parlando di Fratelli d'Italia e della Lega, aveva 17+4, 21%. Se la somma di questi due partiti, con la crescita della Lega e la crescita anche di cui si parla della Meloni, arriva a una soglia critica, che tra l'altro Renzi indicava nel 35%, perché dice il sistema elettorale è tale che i radicamenti territoriali, il maggior peso di coefficienza nel nord, dove la Lega è dominante, per esempio nei collegi, ecco, se quel voto è al 35%, lì potrebbe scattare la tentazione. Una tentazione, così. Cioè noi due da soli andiamo e ci prendiamo una maggioranza coesa, senza Berlusconi, perché altrimenti non lo faranno mai. Sarebbe un suicidio. Questa è la tentazione. Proviamo a semplificare. Allora, diciamo che dopo le elezioni ci sono tre scenari, secondo me. Il primo scenario, che è quello minimalista,
è quello di un nuovo contratto di governo, si riscrivono un po' le regole della convivenza tra Movimento 5 Stelle e Lega, e se la Lega dovesse andare molto, dovesse andare meglio rispetto alle ultime elezioni, superando anche nei consensi il 5 Stelle, ci potrebbe essere una riscrittura in qualche modo del contratto. Con ipotesi, lo stesso Presidente del Consiglio. Con lo Presidente del Consiglio, con qualche ministro cambiato, ipotesi proprio minimalista, per arrivare, diciamo, senza troppe ferite alla primavera del 2020, quando ci saranno le grandi nomine delle aziende pubbliche, e quindi sia la Lega che il 5 Stelle hanno interesse ad arrivare in qualche modo a quell'appuntamento. La seconda opzione, che nessuno considera, ma è un'opzione che esiste, che è la teoria Berlusconi, è quella di sperimentare o tentare, dopo le europee, un'altra maggioranza all'interno di questo Parlamento. È un'ipotesi complicatissima, difficilissima, forse impossibile. Fa un regalo ai 5 Stelle, ovviamente, che rimane fuori. Ma è un'opzione, perché, come dire, questo Parlamento, essendo formato da moltissime persone, specie nei 5 Stelle, che difficilmente sarebbero nuovamente in Parlamento qualora si dovesse andare alle elezioni, non è un'opzione impossibile, mancherebbero 50... Che danno d'immagine, sì, certo, di un governo ribaltonista. Cerco di sarebbe... dare una, un sì, quadro, sì, uno scenario. Il terzo elemento, che è quello, diciamo, sul quale la Lega sarà costretta a ragionare, riguarda per l'appunto la possibilità di andare alle elezioni anticipate. E questo dipende da un'asticella, che è quella del 30%, secondo me, il 30% della Lega. Perché se la Lega dovesse andare oltre il 30%, magari Salvini non è quello che vuole, ma sarà in qualche modo costretto a ragionare su quell'opzione. Molto dipenderà naturalmente non solo da quanto prenderà anche Fratelli d'Italia, ma anche da quanto prenderà Forza Italia. Perché se dovesse esserci un tracollo definitivo di Forza Italia, l'opzione del voto anticipato potrebbe essere ancora più concreta. Se invece, miracolosamente, Forza Italia dovesse restare intorno al 10%, 9%, sarebbe più difficile. Però poi c'è un elemento un po', diciamo così, psicologico, culturale e politico, perché noi abbiamo identificato tutti, sia chi stima Salvini, sia chi non lo stima, sia chi lo apprezza, chi non lo apprezza, e comunque Salvini ha una grande spavalderia, una grande forza e una grande capacità di provocare. Ma questo significa anche che Salvini è coraggioso? Questo è un altro tema, perché diciamo che potrebbe anche darsi che Salvini si trovi molto bene in questa situazione, in questa condizione di irresponsabilità. Irresponsabilità non soltanto nel senso che non si preoccupa, secondo me, moltissimo di quello che, delle conseguenze delle sue azioni, quindi è irresponsabile, ma anche che si trovi particolarmente bene nel non essere responsabile di nulla, cioè di essere responsabile soltanto delle politiche legate al contrasto dell'immigrazione e in qualche modo alla garanzia della sicurezza, e invece sia particolarmente contento nel poter scaricare continuamente le responsabilità del disastro dell'Italia, dal punto di vista economico, su qualcun altro. Quindi magari noi ci stiamo illudendo di un qualcosa che invece non esiste. Salvini vuole essere più tigre o più coniglio? Questo non si sa, non è chiaro. Poi facciamo la domanda a Pigi. Devo dire una cosa in proposito, prego, se prego, mi consenti. Prego. Sì, io credo che sia abbastanza complicato cambiare l'attuale governo dopo le elezioni, anche se la Lega dovesse fare, come è prevedibile, un risultato eccezionale. Ma è proprio la Lega che si deve porre, e Salvini in particolare, questo problema, perché le contraddizioni della maggioranza Lega 5 Stelle potrebbero poi alla lunga logorare veramente anche il consenso tradizionale al nord dei ceti produttivi della Lega, perché ci sono troppe difficoltà soprattutto sui temi economici, su alcuni temi particolarmente sensibili, gli investimenti infrastrutturali, per esempio, prima si parlava della TAV. Ci sono troppe contraddizioni quindi all'interno di questa maggioranza. Salvini dovrebbe avere, secondo me, visto il successo che quasi sicuramente avrà, il coraggio di provare con questo Parlamento a costruire una nuova maggioranza. Prima si parlava di una maggioranza totalmente sovranista, Lega Fratelli d'Italia. Credo che politicamente quella possa essere troppo difficile da realizzare, probabilmente anche nei numeri in future elezioni non è detto che possa raggiungere facilmente una certa soglia, ma anche se la raggiungesse dobbiamo anche, insomma, riflettere e analizzare una cosa: al di là del consenso c'è un problema poi di gestione politica di questo consenso. Un governo classico di centrodestra, anche con questo Parlamento, recuperando con operazioni politiche non esclusivamente di contabilità parlamentare
un pezzo dei 5 Stelle potrebbe dare un maggiore equilibrio al Paese, potrebbe ordinarlo di più, potrebbe consentire politiche economiche di cui questo Paese ha bisogno più coerenti e dare una strada. Su questo ancora una volta Berlusconi la vede più lunga degli altri, probabilmente per Salvini potrebbe essere, come dire, un gesto di coraggio e di responsabilità provare a fare dei cambiamenti il giorno dopo, il 26 maggio, in questa direzione, per ricostruire Chiaro. Un centrodestra classico, Chiaro. Diciamo così, cioè... ma a trazione sovranista. Dobbiamo andare veramente in pubblicità, c'era dei scenari, diciamo così. Questi scenari non li... No, io sono affascinato da tutti. Qual è lo scenario tutti che questi vede scenari Gualtieri? E mi piace in particolare la definizione del coniglio travestito da leone irresponsabile, che mi sembra si attagli perfettamente a Salvini. Ha detto che deve scegliere se essere... Sì, ma io penso sia quella che più corrisponde alla realtà. Però c'è un piccolo dato che tutti questi scenari forse dovrebbero tenere in considerazione, e che mentre queste opzioni vengono testate, pensate, valutate dai vari protagonisti politici, c'è il Paese che va a rotoli, perché quello che questo governo ha fatto, quello che questo governo dice, gli annunci sulla flat tax che ci fanno avere uno spread ancora più fuori controllo, e quello che questo governo è destinato a fare in Europa, cioè siccome l'OPA sovranista a mio giudizio non passerà fortunatamente, sarà isolato e minoranza in Europa, quindi renderà l'Italia più debole, tutto questo metterà il Paese in una situazione estremamente difficile, che quindi renderà questo tentativo, che io sono sicuro che è quello privilegiato del governo, cioè di provare a tirare a campare, cioè mettere da parte questi litigi un minuto dopo le elezioni e cercare, come dire, di proseguire scaricandosi le responsabilità per conservare il potere più a lungo possibile. Questo tentativo, diciamo, la strategia del coniglio travestito da leone, si troverà però degli ostacoli oggettivi, perché c'è una legge di stabilità che già prevede 23 miliardi di IVA votate da Salvini e da Di Maio, c'è da fare gli assetti della nuova Commissione europea, ci sono tagli pesantissimi che arriveranno, già decisi, 2 miliardi decisi per subito dopo le elezioni e confermati da Tria. C'è contemporaneamente una situazione in cui vediamo l'occupazione che stagna, gli investimenti che crollano e quindi la situazione del Paese estremamente quindi precaria. Lei vede uno scenario di rottura? Io vedo un governo che si misurerà presto con le contraddizioni che ha generato e che non è in grado di affrontare. Il diritto di replica, e questo a mio giudizio produrrà, siccome abbiamo già visto l'asticella piuttosto abbassata, no? Addirittura 6-7%, francamente, ma insomma c'è l'abbassamento dell'asticella perché c'è la percezione di un consenso che sta scemando nel paese. Io penso che il combinato disposto avevi tra 41, dei risultati il 20. Meno positivi Vergognati. Di quelli che si aspettavano fino a poco tempo fa, invece una ripresa importante del Partito Democratico e della sua listonità e questi problemi del Paese determinerà uno scenario nuovo. Vedremo. Allora, pubblicità, e poi invece di economia ci sono delle questioni, anche delle parole che ha utilizzato Tria ieri in un convegno, le commentiamo dopo, restate con noi. Allora, di nuovo in onda, intanto ci sono delle notizie che arrivano dall'Austria, dopo il caso Kurz che ha fatto un po', soltanto parzialmente, se no Picchi si arrabbia, oscurato la grande manifestazione della Lega a Milano, il caso Kurz e del suo consigliere, cioè il caso Strache naturalmente. Si è saputo adesso che il partito FPE voterà la sfiducia a Kurz, e quindi il governo, si erano dimessi ieri i ministri del partito di Strache. Sarebbe ingenuo se Kurz credesse che dopo essere sfiduciati da lui i Freiheitlichen votino contro la sfiducia. Chi dà fiducia riceve fiducia, chi dà sfiducia riceve sfiducia, afferma Kickl, che è il falco dei liberal nazionali, questo lo ha detto in un giornale, quindi in Austria si va verso questa direzione. Ci sono poi un po' di dichiarazioni che riguardano naturalmente il dibattito politico elettorale, c'è Bonafede che rivendica la riforma delle toghe onorarie, che è una cosa sulla quale invece ieri al Consiglio dei Ministri tutti sono stati d'accordo per le norme sul gratuito patrocinio, norme che invece che piacciono
ai magistrati, e poi c'è Giorgia Meloni che conferma voto utile per Fratelli d'Italia per mandare a casa il Movimento 5 Stelle contro il governo dello stallo. Noi e la Lega siamo l'alternativa, la e Berlusconi non c'è. Eccolo qua. Una cosa piccolissima che riguarda l'Austria, ma che in realtà riguarda l'Italia, che è anche il tema della nostra prima pagina di oggi, è che l'Austria, pur essendo un piccolo paese, ha dato una lezione incredibile a tutti coloro che da destra teorizzano la possibile compatibilità tra una destra europeista e una destra antieuropeista. L'Austria era un po' questo, era quando Kurz vinse le elezioni nel 2017, aveva una minoranza e per raggiungere la maggioranza aveva due scelte: o allearsi con il partito nazionalista, antieuropeista e sovranista dell'FPO, oppure se allearsi con il Partito Socialdemocratico, che aveva addirittura un seggio in più rispetto a quello sovranista. Oggi, di fronte a un Kurz che decide di licenziare il ministro dell'interno nazionalista e sovranista, e di fronte a tutto lo scontro che è andato in qualche modo in scena dopo il video famoso del vice cancelliere, che è stato in qualche modo beccato mentre prometteva favori a un famigerato e sedicente oligarca russo in cambio di finanziamenti alla campagna elettorale, oggi stiamo vedendo che Kurz è il primo della nuova generazione dei leader della destra, della destra europea moderata, perché Kurz fa parte del PPE, che capisce che c'è un'incompatibilità tra una destra che vuole essere europeista e un'estrema destra che invece ha nel suo DNA l'essere anti-europeista. E quindi questo è, secondo me, un grande messaggio anche per chi, come in Italia, come Forza Italia, come Berlusconi, come tutti coloro che in qualche modo si richiamano ai valori della destra europeista, di impossibilità di creare un'alleanza che sia credibile e non impresentabile tra una destra sovranista e una destra europeista. E quindi il grande tema dovrebbe essere: ma perché Berlusconi, prima di farsi mandare a quel paese dalla Lega, non si mette nelle condizioni di scegliere lui di andare con quel che resta di Forza Italia da solo, e quindi di essere più alternativo alla destra di Salvini? E concludo: la grande anomalia italiana, secondo me, non è soltanto che ci siano due partiti populisti al governo, ma anche che vi sia un centrodestra conservatore che ha delle cifre in termini di percentuale che non esiste in nessun'altra parte d'Europa, perché 10%, 9%, 8%, quello che sa di Forza Italia, è una cifra che in nessun altro paese d'Europa esiste in termini di consenso per una destra che fa parte del Partito Popolare Europeo. Questa è la grande anomalia, e il caso austriaco in qualche modo ce la ricorda. Caso austriaco che ha ancora moltissimi punti interrogativi aperti, sì. Il video, le modalità, è una storia ancora non però chiarita. Però nel caso austriaco non c'è l'anomalia, nel senso che sono i presidenti del Consiglio che licenziano i ministri di solito e non il contrario. Quindi tutto il ragionamento che facevamo anche durante la pubblicità lo riassumiamo per i telespettatori, cioè conviene a Salvini questa posizione, e convenivamo sul fatto che, siccome è al governo ma non è dominus, tutto sommato ha un margine di crescita. Però tutto questo finisce se lui chiama la campana, cioè se improvvisamente, se lui a strappare, forte del risultato delle europee, pensasse di andare al voto e di incassare quel consenso. Perché, ricordavo, mai è riuscita questa operazione nella politica, perché appena tu sei colui che innesca la spirale delle elezioni anticipate, cambia la percezione del corpo elettorale di te. Un caso clamoroso fu Chirac, ricordavi il caso di Theresa May. Cioè non è facile incassare dei voti che ti sembrano in banca, perché la volontà di andare al voto cambia la percezione degli elettori hanno di te, caso mostra un'altra cosa, però è chi sono queste forze, cioè chi sono il loro vero volto, cioè sono delle forze che non solo sono contro l'Europa, per cui non gli piace l'Europa, sono forze che lavorano attivamente, spesso al soldo di chi l'Europa vuole distruggerla, perché non vuole che l'Europa conti nel mondo, cioè sono forze sovraniste per conto terzi, cioè sono forze che non è che vogliono la sovranità dei cittadini italiani, vogliono sfasciare o incagliare il processo di integrazione europea, perché sanno che è una cosa che serve a recuperare sovranità ai cittadini europei nel mondo, e sappiamo bene che ci sono forze geopolitiche
Invece non io vedono volevo questa fare cosa una domanda geopolitica. Sono, diciamo, questo è un po' un volto e Salvini ha scelto di collocarsi lì, anzi li ha invitati tutti lì, sono tutti così e poi c'è stato questo video, vedremo altri, ma insomma conosciamo però vorrei bene fare questa volevo forze. Girare quindi, questa è quindi, chiaro, questa domanda geopolitica a picchi, visto che è anche il sottosegretario agli esteri, oltre che esponente di spicco della Lega, e volevo chiederle questo. Intanto Giorgetti ieri non è andato al Consiglio dei Ministri perché era dall'ambasciatore americano. Questa c'è cioè una visita che boh, chi lo sa poi se sarà confermata di Salvini che deve andare da Pence negli Stati Uniti. Volevo chiederle, ma è cambiato un po' l'asse, si è spostato dalla Russia a Trump effettivamente della Lega? Abbiamo visto dei segnali in questo senso nell'atteggiamento della Lega a fronte della partita sulla Cina, domani ne parleremo anche con il sottosegretario Geraci, ma volevo chiederlo anche a lei, è così, è cambiato, è Trump l'interlocutore internazionale più interessante? Questo che posizione le farebbe prendere, per esempio? Che cosa, come le farebbe commentare una cosa molto importante che è in corso, che da noi è un po' così, siamo un po' distratti dalla campagna elettorale, ma come lo scontro tra Trump e Huawei, la guerra dei chip? Ma guardi, la Lega guarda sicuramente al di là dell'Atlantico in modo chiaro verso Trump. Ricordo che sia io sia il sottosegretario Giorgetti siamo stati in visita a Washington, abbiamo ottime relazioni con l'amministrazione americana e abbiamo cercato di smussare tutte le problematiche che il Movimento 5 Stelle ci creava con prese di posizioni un po' ideologiche di alcuni singoli esponenti del Movimento. Noi siamo fermamente nella NATO, lo abbiamo detto in tutti i modi chiaramente. Vorrei dire anche che anti-europeista è chi, come il Partito Democratico, ha svenduto il nostro paese alla Francia e alla Germania, per cui direi che l'esponente del PD potrebbe chiaramente vergognarsi, anche prima di accusare gli altri di essere anti-europeisti si dovrebbe veramente vergognare. Noi vogliamo andare in Europa per cambiare. E le tue politiche europee, quando sei passato dal 41 al 20%, ti confermano il fallimento delle vostre politiche europee, una politica estera che non c'è in Europa, della tua rappresentante Federica Mogherini. Questa è la realtà dei fatti e non le chiacchiere. Sì. Noi guardiamo chiaramente agli Stati Uniti d'America, a uno che dice America first, al Brasile. Non Europa Italia first. Guarda, cerca di essere rieletto e poi ne riparliamo, grazie. Dopodiché noi guardiamo sicuramente al Brasile di Bolsonaro, guardiamo appunto, molto un altro bene a Netanyahu. C'è le elezioni, è una cosa democratica. Quello, c'è a proposito di vendere materie prime altre, noi diciamo, ti abbiamo riportato Battisti in un mese da quando Bolsonaro è stato Bolsonaro, voi, in 10 anni questo di è il modello che voi proponete all'Italia, che l'Italia è un grande paese gente europeo, che protegge gli interessi delle popolo e non come voi che siete il partito dello straniero. Voi che siete il partito dello straniero avete venduto l'Italia. Una bella citazione di Gramsci che dice: spesso quelli che si dicono più nazionalisti sono in realtà è quello che noi chiamiamo il partito dello straniero e praticano l'asservimento del paese ad altri esatto, sistemi quello economici. Che hai fatto è una te perfetta Europa, descrizione vostra. Quello appunto, che hai fatto Trump te in Europa, quello che siete voi, hai venduto l'interesse nazionale italiano, hai venduto l'interesse nazionale Gualtieri, per cortesia, faccia finire Picchi, poi risponde. Picchi, prego. Grazie. Allora, la posizione è molto chiara. Noi guardiamo un sistema di alleanze, di cooperazioni bilaterali rafforzati per contare molto di più nel multilaterale. Con gli Stati Uniti abbiamo avuto un chiaro mandato a essere protagonisti e gli interlocutori in Europa, a essere protagonisti nel Medio Oriente e di questo ci facciamo carico. A Cerasa che a Salvini di essere un coniglio travestito da leoni, la Lega tutti i giorni si assume le responsabilità di governo, tutti i giorni in politica interna e in politica estera, quando gli altri non hanno il coraggio di farlo. Noi su questo abbiamo una classe dirigente seria e preparata e ogni giorno nei nostri ministeri le responsabilità ce le assumiamo, che sia in politica interna, in politica economica, in politica estera. E gli elettori ce lo riconosceranno. Una domanda di Cerasa. Una domanda. Io penso che sia abbastanza, si può essere così, avere una stima più o meno alta della Lega, però c'è un dato
politico e geopolitico interessante, cioè che forse per ragioni strumentali, forse per ragioni ideali, comunque la Lega ha scelto di fare un passo più verso Trump che verso Putin. Questo è abbastanza oggettivo, poi ci sono mille contraddizioni, ma tra queste mille contraddizioni ce n'è una in particolare, perché c'è l'elemento, diciamo, che ha creato una divisione anche all'interno del governo, è quello che riguarda i rapporti di questo governo con la Cina e con memorandum. Ora io le faccio una domanda, lei parlava di classe dirigente, ma mi dice il sottosegretario allo sviluppo economico, che ha in qualche modo gestito la partita in prima persona, così rivendica lui stesso, con la Cina, si chiama Geraci, mi dice quale partito, di quale partito è? È stato indicato da Matteo Salvini, ma non allora siamo lì, Lega, vede, è un tecnico indicato da... Ok, quindi questo è un elemento... Ma sulla Cina però bisogna essere anche molto chiari. Quando poi abbiamo politicamente come partito preso in carico il dossier, abbiamo, voglio dire, moderato, stemperato e sistemato tutto quello che andava sistemato. Però mi scusi, io continuo sul punto. Cioè, a me sembra che la Lega abbia scelto di far emergere alcuni valori non negoziabili, che sono per esempio la TAV, se vogliamo il rapporto con l'America, la collocazione internazionale, ma ha scelto di sacrificare questi valori non negoziabili sull'altare della stabilità o del potere, se vogliamo. Cioè, se veramente fosse stato così importante dare un messaggio agli Stati Uniti, all'Alleanza Atlantica sul tema della Cina, sul tema anche del Venezuela, la Lega forse non avrebbe dovuto far cadere questo governo. E poi le chiedo anche un'altra cosa, ma di fronte a quello che è successo in Austria, dove c'è il vice cancelliere di un partito di governo che è stato beccato con un video che prometteva quello che lei sa perfettamente a un sedicente oligarca russo, com'è possibile che la Lega la prima cosa che dice rispetto a quel partito è restiamo loro alleati? Cioè non c'è nessuna domanda, nessun interrogativo, nessun dubbio sul fatto che esiste in Europa un vostro alleato il cui capo ha in qualche modo promesso in un video che avrebbe accettato dei soldi dalla Russia in cambio di favori in un governo. Chiara la domanda, abbiamo poco tempo. Picchi. Guarda, molto chiaro su Strache. Se il singolo ha sbagliato non è che un intero movimento che ha preso il 26% possono essere tutti Strache. Io ho visto il video come molti di voi, Strache ha pagato politicamente perché è stato dimesso in malo modo, ci sarà un processo interno al partito che mi immagino porterà una nuova leadership e ci saranno nuove elezioni pari ai primi di settembre. Quindi il fatto che due partiti siano alleati non è che dobbiamo condannare l'intero movimento dell'FPÖ, che ricordo ancora oggi nei sondaggi sta oltre il 20%, quindi io non ci trovo niente di strano a rimanere alleato di chi è un partito con cui abbiamo fatto tanta strada. Altra cosa è il percorso personale di Strache, ma non è che siccome Strache voglio dire, ha quei profili lì possiamo condannare l'FPÖ. Su Huawei e sulla Cina io voglio essere molto chiaro. I britannici hanno aperto a Huawei e non mi sembra che siano dei pericolosi amici dei russi. I francesi hanno venduto 30 miliardi di aerei senza alcun problema. I tedeschi ricevono tutti i giorni treni e treni di merci da parte della Cina. L'Italia ha fatto il suo mestiere. Ma come si deve mestiere. Comportare l'Europa? Non mi pare... Come si deve comportare l'Europa? Pare che... Poi lo chiedo anche a Gualtieri, nel caso della guerra Huawei ingaggiata da Trump con insomma conseguenze, adesso è stata data una dilazione di 90 giorni prima di interrompere i rapporti con Google e quindi con tutte le cose che le ricadute ci sarebbero da parte dell'amministrazione americana, ma l'Europa che cosa dovrebbe fare? L'Europa deve far sentire il proprio peso politico se ne ha uno. Ma in la quale Commissione direzione? Europea per fare qua che? Deve per fare cominciare. Che? Fare le verifiche per mettere in condizioni le imprese europee di costruire il 5G. Noi abbiamo Ericsson, Nokia, abbiamo Siemens, tutte società che sono in grado di fare il 5G e di partecipare. Quindi l'Italia ha una sua industria europea. Sì, ma io dico nello specifico con Google. Se Google nello specifico deve fare le verifiche tecniche per essere sicuri che Huawei non sia una minaccia alla sicurezza nazionale. Siamo in grado di fare queste verifiche e dialogare con l'amministrazione Trump, che se ha in mano degli elementi per cui c'è
un pericolo alla sicurezza nazionale, non solo degli Stati Uniti, ma anche italiana, ci fornisca gli elementi. In assenza di questi elementi, voglio un gran bene agli alleati d'oltreoceano, ma non è che possiamo essere seguirli su una battaglia che riguarda loro e la Cina, che potrebbe non riguardare noi, in maniera molto chiara. Allora, ci sono due notizie che arrivano dalle dichiarazioni di Tria. Tria dice che il problema non è il 3%, ma il clima di fiducia, che gli 80 euro sono tecnicamente errati e verranno riassorbiti, cioè li sposteranno, diciamo, da forma bonus, rimodulati, sì, ma soprattutto spostati nel bilancio, che quello è il punto, e quindi diventeranno una detrazione fiscale a quel punto. E dice anche che il decreto in Consiglio dei Ministri, il decreto famiglia, quello caro a Di Maio, è stato rinviato perché le coperture non sono state individuate. Posso tradurre questo in italiano? Prego. Questa è la stangata che sta arrivando, diciamo. Poi è, diciamo, detta con parole, rimodulato, spostato, rivisto. Questo, diciamo, questo governo sta preparando agli italiani il giorno dopo le elezioni una stangata, tra cui naturalmente toglieranno gli 80 euro, ma non per fare altre misure espansive, ma per, diciamo così, coprire i disastri che hanno fatto in questi mesi, tra cui quello che vorrei sottolineare, che noi, pur avendo il rating migliore del Portogallo, da quando il contratto di governo è stato presentato e letto, paghiamo strutturalmente 160 punti base di più sul nostro debito pubblico, cioè paghiamo svariati miliardi l'anno bruciati nel nulla, e questo rende ancora più complesso far quadrare i conti, e quello che avverrà sarà esattamente quello che Tria, con, diciamo, molta eleganza sta dicendo, e vedremo di nuovo il coniglio vestito da leone cosa farà, ma insomma siamo davvero davanti a una situazione molto però molto io vorrei grave. Che Picchi commentasse anche queste posizioni di Tria e anche questa notizia che ha dato, che invece il rinvio del decreto famiglia sembra essere rinvio proprio. Beh, è stato rinviato tutto il Consiglio dei Ministri, per cui anche i provvedimenti, voglio dire, sulla famiglia sono stati rinviati perché mancavano una serie di dettagli. Sul punto di vista gli 80 euro saranno spostati. Ma gli 80 euro erano una cosa sbagliata per definizione, era una marchetta elettorale di Renzi, sappiamo tutti, uno dei più grossi errori, fallimenti di politica economica del governo Renzi degli ultimi anni. No, è la verità. Oh, ma sempre a interrompere, ma ci fate parlare, non si riesce mai a fare un ragionamento sereno. Tu hai parlato, io non ti ho interrotto, ora parlo io se mi concedi questa possibilità. Capisco che gente come voi è antidemocratica, non fa parlare gli altri. Quindi ho detto sugli 80 euro, sul 3% Tria dice quello che diciamo sempre. Il 3% è qualche cosa che noi quest'anno non infrangeremo, e non infrangeremo nemmeno l'anno prossimo. Quindi il tema del 3% non c'è nei numeri. Vabbè, questo però lo deve dire a Salvini, ci fermiamo qui per la pubblicità, assolutamente, dopo la pubblicità. Nel DEF c'è scritto 3,5. Allora, di nuovo in onda, dunque, ci sono delle dichiarazioni del Cardinale Bassetti, della CEI, che dice, allora, eccolo qui, no a richiami e simboli religiosi, dice, oggi noi italiani cosa abbiamo ancora da offrire? Penso alle nostre virtù, l'accoglienza, penso a una tradizione educativa straordinaria, a uno spirito di umanità che non è uguale, penso alla densità storica, culturale e religiosa di cui siamo eredi. Attenzione però, non si vive di ricordi, di richiami a tradizioni e simboli religiosi o di forme di comportamento esteriori, ha detto il Presidente della CEI. Volevo chiedere a Giovanni Orsina, l'unica vera opposizione morale di questo paese, questo clima, se costituisce in effetti una forma di opposizione, qual è il ruolo che sta giocando la conferenza episcopale nella campagna elettorale, in particolare nei confronti di Salvini, va da sé con la polemica sul Rosario, qual è la visione? No, beh, è evidente che lì c'è una frattura, è anche evidente però che a me sembra che la Chiesa su queste posizioni sia comunque su posizioni di difficoltà. È evidente la strumentalizzazione di Salvini, è chiarissima, è al di là di ogni possibile discussione.
È anche vero che se poi si fa riferimento a questioni religiose nell'ambito pubblico, se la politica fa riferimento alle questioni religiose, si tratta sempre di un processo di strumentalizzazione in una forma o nell'altra. D'altra parte, se non fai riferimento alle questioni religiose in ambito pubblico, tu espelli la religione dall'ambito pubblico, riducendola a un fatto privato, che è quello che ha sempre sostenuto, diciamo, il pensiero laicista, non soltanto laico, ma uno degli elementi fondamentali è proprio l'espulsione della religione dallo spazio pubblico, che è un qualcosa al quale la religione e le centrali religiose si sono sempre opposte, perché ritengono che invece la religione sia importante e debba stare nello spazio pubblico. Io trovo che la Chiesa si sia trovata in una situazione molto difficile, perché ha dovuto rispondere a Salvini, ma nei fatti, rispondendo in quel modo, ha detto: voi non dovete parlare di religione nello spazio pubblico, che è una posizione, ovviamente la loro posizione, non dovete parlarne così, però poi il risultato netto, che è quello che hanno detto, è: non bisogna parlare di religione nello spazio pubblico. Il che vuol dire che poi, se qualcuno dall'altra parte fa un appello invece ad altri valori cristiani come l'accoglienza, anche quella è una forma di strumentalizzazione, se lo fa un politico. Beh, i politici strumentalizzano, è il loro mestiere, è una cosa fisiologica, non è che sto dicendo che sia una cosa negativa. E quello che sta emergendo in realtà è che c'è una frattura all'interno del mondo cattolico, all'interno della Chiesa, e c'è una posizione di grande difficoltà da parte della Chiesa, perché c'è una posizione di frattura. Che cosa ne pensa Alessandro Sansoni? Ma il professor Orsina ha veramente, come dire, con la sua analisi reso manifesta la contraddizione della Conferenza Episcopale Italiana, che con dichiarazioni di quel tipo addirittura potrebbe negare se stessa e il suo ruolo, perché la presenza nello spazio pubblico di un discorso legato ai valori cristiani è sempre stato, ma sin da quando conosciamo l'Italia repubblicana, uno dei punti cardine di tutti i movimenti politici di ispirazione cattolica, di ispirazione cristiana. Poi si può apprezzare o meno le modalità con cui lo ha fatto Salvini, ma per la Chiesa Cattolica, per la Conferenza Episcopale Italiana, è molto pericolosa la posizione che ha assunto in questi giorni. Mi piaceva però anche dire una cosa a proposito dello scandalo austriaco di Strache, in relazione a quello che il direttore del Foglio faceva notare. Il cancelliere Kurz ha assunto questa posizione di distanza e di dimissionare il suo vicecancelliere, non per questioni di natura politica, perché loro sono popolari ed europeisti, mentre l'FPO è antieuropeista e sovranista, ma perché c'è stata una questione di opportunità politica, evidentemente, perché era scoppiato uno scandalo. In realtà l'alleanza sovranisti, conservatori, popolari potrebbe, ma bisogna verificare se ci saranno i numeri nel Parlamento europeo, essere, come dire, un'opzione politica del futuro. E l'Italia, da questo punto di vista, è da anni un laboratorio in questo senso di unità di tutte le destre. C'è questa anomalia del governo 5 Stelle e Lega, ma in tutti gli enti locali non è un caso che destra sovranista e destra più moderata trovano modi di amministrare le regioni efficacemente con il gradimento degli elettori. Mi sembra che quindi possa essere una ricetta utile anche a livello europeo. A livello europeo sarebbe devastante per l'Italia un'alleanza tra destra populista e nazionalista e popolari moderati, insomma i loro programmi. Ma più devastante di quello che c'è stato in questi 5 anni. No, veramente, con la maggioranza, non è così, perché loro sono per avere più austerità, Partito Socialista più austerità europeo. Noi ci siamo battuti dentro, anche contro il Partito Popolare, per avere la flessibilità e per avere politiche di crescita. Per questo noi vogliamo costruire un'alleanza che chiamiamo da Macron a Tsipras, esattamente per andare avanti nel processo di integrazione europea e per realizzare politiche più espansive e più mirata all'equità sociale. Sì, questa alleanza farebbe esattamente l'opposto, sarebbe dannosa per l'Italia. Cioè, ti segnalo che noi dobbiamo discutere il bilancio europeo a settembre, dobbiamo discutere e avvarare il bilancio europeo dei prossimi anni. Queste forze farebbero delle cose pericolose e dannose per l'Italia, questo dobbiamo saperlo bene. Quindi davvero questa è una prospettiva molto pericolosa, che si collega ancora più pericolosa di quella di un rafforzamento del blocco nazionalista. Fortunatamente i sondaggi
sondaggi li danno all'8% in Europa, quindi Salvini fa questa grande così, prova di forza, ma sono forze marginali. Il tema è che l'Italia, se si mette lì in quel cul-de-sac tra Movimento 5 Stelle alleato con i neonazisti polacchi e con dei gruppuscoli e Salvini alleato con queste forze, quelle tipo quelle austriache sbattute fuori anche dall'ultimo governo, l'Italia sarà sguarnita in Europa di fronte a scelte decisive per il nostro futuro che ci saranno nei prossimi mesi. Chiaro. Allora, volevo chiedere a Luca Telese, visto che invece ti era piaciuto Bassetti e la linea che sta tenendo la Chiesa, però... No, ma io guardo, hai ragione Alessandra, però io guardo i simboli, cioè mi sembra che in questo momento la vicenda dell'elemosiniere che si infila nel buco e va a rompere i sigilli. E che però ieri è andato al Viminale un po' di soppiatto incontrare Salvini, ma è andato al Viminale a chiedere per Mattarella. Ha un valore simbolico enorme, però risponde anche a una domanda che in queste elezioni non ha ricevuto nessuna risposta, cioè i valori dove stanno, la sinistra dove sta, i partiti dove si fermano davanti al contatore e dicono ma qui non è regolare, non è valido, è contro la legge, cioè in quello stabile occupato non si poteva pagare la bolletta perché il ministro Lupi ha introdotto una norma per cui chi occupa non può pagare le bollette. Beh, si è occupato. Allora le volevano sgomberare, era uno stabile cartolarizzato dal punto di vista dello Stato, insomma era un edificio occupato abusivamente che doveva essere restituito a sue funzioni o venduto, diciamo dal punto di vista formale. Sta punto di vista ponendo formale, una promessa dicendo certo, guardate che ci sono i poveri, cartolarizzati, non cartolarizzati, sono sempre poveri, regolamentati, no, i poveri ci sono e dovete vederli, noi non li avevamo visti, non sapevamo lì c'erano 100 bambini, adesso lo sappiamo ed è incredibile che l'unica forza che si leva con una voce per dire guardate che lì c'è la povertà sia la Chiesa. Che la Chiesa lo sapeva però, perché c'era padre Gabriele con le sue cose di volontariato, li tenevano anche loro lì, quindi insomma è stata una scelta molto dirompente quella dell'elemosiniere del Papa, poi non so Claudio Cerasa cosa ne pensa. Sì, cioè... è stata una scelta ovviamente politica da un certo punto di vista, però se dobbiamo individuare un elemento, è chiaro che c'è una contrapposizione in questo momento tra un pezzo importante della Chiesa, della Chiesa italiana che e ha... Salvini o e Salvini. E Salvini non e il Movimento 5 Stelle, tema, quel pezzo. L'unico tema sul quale la Chiesa ha scelto di intervenire è quello in qualche modo dell'immigrazione. L'immigrazione e in una certa misura ovviamente anche la povertà, però c'è invece un altro campo sul quale la Chiesa ha scelto di non intervenire ed è molto strano visto che quello che rappresenta la Chiesa, che è quello della difesa dell'identità europea. Quello è un tema che è completamente mancato negli ultimi tempi ed è forse un elemento culturale e anche politico molto importante, perché in una campagna elettorale come questa naturalmente la Chiesa non ha alcun tipo di dovere di intervenire, ma avere una Chiesa e anche un Papa disposto a difendere i valori dell'identità europea e a ricordare che l'insieme della libertà è l'insieme anche dei diritti, se vogliamo, è l'insieme anche di una certa base culturale a che fare con l'identità europea, è un qualcosa che è completamente mancato ed è un tema sul quale bisognerebbe forse riflettere. Quindi, direttore, ma sei positivamente d'accordo che poi questo richiamo all'identità cristiana dell'Europa lo ha fatto proprio Salvini? Un momento, volevo chiudere con un'immagine, se riusciamo a mandarla, in realtà lo volevamo far sentire in sonoro, ma possiamo mostrarla, di Renzi e Calenda che si abbracciano ieri a Milano, e c'è Zingaretti che dice c'era il Vietnam dentro il Partito Democratico, non c'è più. Adesso siamo uniti. E qual è il miracolo? L'ha fatto il miracolo Zingaretti di questa... è stato molto bravo, ha creato unità nel Partito Democratico, unità intorno a una lista unitaria che va oltre il Partito Democratico. Io penso che quando siamo uniti siamo più forti e lo vedremo con il risultato del 26 maggio. Ma il prezzo di questa unità è, come dire, parlare meno da parte del, diciamo, avere una posizione meno forte. L'unità sulle non cose, ha mai un prezzo, ma ha benefici. Poi in questo caso è un'unità intorno a un programma, a un'operazione politica. E il sarà Partito Democratico, o... sì, io sono molto fiducioso perché si sta costruendo uno spirito unitario del Partito Democratico che sarà la chiave anche per la costruzione di un'alternativa. Lo facciamo intorno a delle proposte, a una visione, a un modo nuovo di stare insieme, più noi, più squadra, e questo è un grande punto di forza
che secondo me ci metterà veramente in una posizione nuova anche rispetto alla crisi che si aprirà, perché quello che abbiamo detto oggi, al di là delle sceneggiate, ci dice che questo governo incontrerà una grave crisi dopo le elezioni europee. Noi siamo pronti. Allora, non so, non ho più tempo di dare la parola a Claudio Cerasa e Luca Telese, che conoscono veramente molto bene la storia del centrosinistra, del Partito Democratico, servono per chiedere un commento. Servono varie puntate sulle questioni interne. In una battuta, no. In un tweet, il tema vero è che l'unità esiste, ma bisogna capire se è un fine o un mezzo. A me sembra che per ora sia un fine, cioè l'unità è il messaggio politico e non sia invece un mezzo per comunicare un progetto più forte rispetto a... Questa volta Gualtieri non può replicare, dobbiamo finire con le parole di Claudio Cerasa. Grazie per essere stati con noi, linea Andrea Pancani, Coffee Break, noi ci vediamo domani, buona giornata a tutti.